Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono Sorro. Bentornati, mascherati e mascherate, in questo nuovo non vlog. Ci siamo scambiati di posto e io mi sono dato un pugno sul cuore battendo il bottone della camicia contro il petto. Sì, non è stata una bella mossa. È un ottimo inizio. L'ho sentito il principio di infarto che ti sei quasi causato. Abbiamo fatto questo scambio perché così la luce lo colpisce un po' meglio che... Quanto sei cupo io che non sono ti si... tetro, oscuro e brutto. Quanto sei cupo che non ti si vede se la luce divina non ti colpisce. Sì, sono piccoli... un assassino, rimango nell'ombra. Sono piccoli espedienti tecnici, sei Zed. Bene. Pia. Il vlog di ieri è andato inaspettatamente bene rispetto a quello che mi aspettavo, visto e il periodo. E un sacco di persone hanno lasciato le proprie paure. Sì, e ci siamo resi conto che, regà, cioè avevamo tutti le stesse paure da piccoli. Esatto, cioè mi sono reso conto che non ero l'unico ad avere paura dei serpenti che uscivano dal bagno. Sì, ma questo possiamo, i serpenti che ti mordono nel sedere lo potremo approfondire durante il video. Adesso, dopo i saluti di rito, inizieremo a breve. Vi reindirizziamo subito a tutti quanti i link in descrizione, che sono qua sotto, anche se ho indicato male. Qua sotto, link qua. I link a Discord, i link agli abbonamenti, i link a Instagram. Al nostro bar preferito. No, no, solamente a queste. Solo a queste tre cose. Però voi andateci perché è roba interessante. Detto ciò, interessiamo e facciamo tutte cose strane. Iniziamo con quelle appunto domande che questa volta non ci siamo appuntati sul nostro libro importante in pelle umana, bensì benzina sul telefono importante, che altro non è che... La versione, diciamo, Kindle del libro importante. Esattamente. Per chi di voi è più moderno e sciccoso, non volete il libro importante? Vi pesano i libri? Non vi piace la pelle umana per la copertina? Compratevi il telefono importante. Sì, se lo perdete... Io, se un ladro mi rapina, tanto vale che mi uccide. Sì, telefono è tutto. La scena di un ladro che va da Drain e fa: il telefono la vita, lui si colpisci qui, qua, qui, avanti. Dunque, iniziamo. In realtà abbiamo avuto il dubbio se oscurare o meno i nomi. Di solito non lo facciamo, come nei DTS risponde, l'abbiamo sempre mostrati. Però in questo caso li oscureremo, così, perché siete tutelati in questo modo. In via preventiva, perché è figo fare il blurring del commento quando poi lo mettiamo. Lo mettiamo nell'inquadratura, tipo qui? No. Vabbè, io non lo so perché... Sotto, per sotto. Lungo. Sotto! Sotto! Bene, iniziamo. Sono proprio sveglio, lo stavo oggi non vi dirò i nomi, no, e oggi, li legge. Oggi non dirò i nomi, li leggo, no. Bene. Dobbiamo mantenere l'anonimato. Anonimo, okay, numero, sì, anonimo numero uno. Io pensavo che se mangiavo i semi della frutta mi sarebbe cresciuta una pianta in pancia. Ok, questo anche noi faceva un sacco paura a me. Cioè, no, io no, perché io mangiavo il cocomero così a tocchi e me ne fregavo. A me faceva paura il cocomero perché c'erano tutti i semini, no? Sai, è interessante che tu abbia detto a me faceva paura il cocomero. Ho capito, da proprio dicevo... l'idea di che tipo di uomo sei. Apro il frigo, il cocomero. Il cocomero è malvagio e vuole uccidermi. Perché se tu mangi tutti quei semi, no? È naturale che hai paura che un giorno ti alzi e sei ciccione perché c'è un cocomero in pancia. Sì, se sei pazzo, se non li mangi te ne freghi. Comunque... Il prossimo anonimo. Io correvo sempre in camera quando spegnevo la luce in corridoio perché avevo paura che un mostro mi inseguisse. Ok, questo sì, ci sta. Sì, ma è vero, raga, non vi fidate. Quando voi spegnete la luce e correte più veloce del correte vento, correte e non giratevi mai perché dietro di voi non sapete che cosa c'è. Oltrepassate il ponte, perché oltre il ponte lo spirito perde i poteri. Sì, ma non citare la... Il cavaliere senza testa. Cavaliere senza testa, che non l'ha visto nessuno. E no, raga, c'è davvero un mostro che mi insegue, quindi correte. Sì, cioè, piottate una cifra. Questo è il migliore, secondo me. Lo vai, diciamo, cioè, senza offesa per gli altri. Però questo ha proprio preso una cosa che è mia, tipica, anche adesso. E dilla. Anonimo numero 3. Io da piccolo, anche d'estate, dormivo sempre sotto le coperte per nascondermi dai mostri. Vabbè. Sì, ci stanno i mostri. Allora, questo è una di quelle cose che si fanno per forza. Come si cammina dritto, come si respira col naso. Come si respira dritto, come si cammina col naso. È per forza una legge. Cioè, se io mi sveglio la notte e sto fuori dalle coperte, c'è tipo il mostro che esce dall'armadio e fa: dove? Ora ti rapisco. Una coperta. Ah, accidenti. Non posso prenderlo. E torna indietro. Non posso prenderlo. Le coperte ti tutelano. Con tutto che poi magari è estate, fa caldo e sono sudi. Artefatti magici. Ma io ce l'ho. Ho questa fissazione. Non interessa a nessuno, ma io ce l'ho questa fissazione. Io devo dormire sotto le coperte. Oh, pure d'estate, che fa caldo e che bisognerebbe stare nudi. Nudi, no, però. Oh. Nudo sotto le coperte. Esatto. Cosa? Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai ai ai. Un altro anonimo.
da piccola avevo paura che mi si arrampicassero un sacco di scorpioni sul letto mentre dormivo. Madonna. Che stress, che sorella. Che ansia. Che stress mascherata. Che cosa c'hai? Hai fatto la stessa cosa sua? Hai bestemmiato gli dei egizi? Egizi, pensa che è brutto. Stai dormendo e senti tic tic tic. E questi che salgono. Che stress. Non ci voglio neanche pensare. Cioè, poi immagina che tu stai là tranquillo. Già se vedo un ragno che mi sale sul letto, con tutto che rispetto ai ragni faccio scusa, signore, questo è il mio letto, se ne vada. Sì, 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 capito. Allo scorpione tu fai, ok, casa è tua adesso. Ti do l'atto di proprietà. Ciao, me ne vado. Io me ne vado. Anonimo, numero anonimo. Lo so che è strano, ma io avevo paura che sedendomi sul water un serpente sarebbe saltato fuori per mordermi il sedere. Ok, visto? No, questo io no. Io ma sempre. Lui sì. Perché, non lo so, hai un problema con i serpenti. Cioè, io ero convinto proprio che uscisse sto serpente tipo na 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 na. E poi ti mordesse. Che stress. C'hai tipo un tizio che sta nello sgabuzzino e suona il piffero. Sì, minacciosissimo. Un flautista cattivo che vuole solamente che ti venga morso il sedere. Esatto. Che cosa terrificante. Davvero tremendo. Sai che ripensandoci non credo che andrò più in bagno. Ecco, visto. Anonimo numero anonimo, di nuovo. Sta semplice lineare. Da piccola avevo paura di Dracula. Vabbè, Dracula. Poi è uscito dal Transilvania. Esatto, cioè... e l'ha ed trasformato... è passata la paura. Madonna. Quel film è pieno di cose cringe. Com'è che parla lui? No, non è come parla, è come li hanno animati. È come li hanno fatti proprio. C'è stato un momento che l'hanno mandato in TV. Stavamo facendo zapping, l'abbiamo beccato. Abbiamo beccato un pazzo in cui camminavano in un modo tipo un sacco stupidi e si portavano le ginocchia alle spalle ed erano in tuta da sub. E quindi, cioè, abbiamo deciso che quella sarebbe stata la camminata per far cringeare la gente in spiaggia. Ma soprattutto, io mi ricordo che in quel momento mi sono detto: ma che cosa hanno fatto a Dracula? No, questo è Dracula in tuta da sub. Se tu ti guardi prima Dracula di Bram Stoker, poi ti guardi voi e fai... ma... Oddio. In teoria i vampiri non possono andare in acqua. Vabbè, diverse opinioni, diverse regole cambiano. I paletti di legno, le croci, le luci, I sassi. I sassi, Babbo Natale. Un'altra volta. Altro anonimo. Casa mia è a due piani e ogni tanto a cena i miei si dimenticavano di prendere qualcosa da portare sopra e mandavano me a recuperarla. E io morivo di paura perché pensavo di trovare i ladri ad aspettarmi. Ok, ho capito la sensazione, perché anche nella mia magione estiva funziona così. Sì, dove io faccio il cameriere. No, capisco, perché facevano la stessa cosa anche con me. È molto strana questa paura, perché ci prende una cifra. Vai bimbo, vai in cucina a prendere le cose e a vivere traumi. No, io non volevo, perché... No, mandaci qualcun altro, perché... Io lo so, scendo e becco Greg il ladro lì con il coltello. Ehi, bello, sto prendendo il ketchup. Dammi il tuo ketchup e dammelo adesso. Hai capito? Mi sta scivolando via la maschera. No, non vedete la mia faccia. No, ve lo sognate. Sta succedendo. I vostri incubi. Dunque, altro anonimo. Da bambino credevo che se uccidevo un ragno arrivava la sua famiglia a mangiarmi. Ok, questo... Harry, posso scappare ora? Adesso. Io questo ce l'avevo per colpa di un episodio di Due Fantagenitori. Cioè? C'era Timmy che uccideva un ragno mentre stava tipo nell'autobus di scuola. Ah, mi sa che ho capito. È una certa, tutti i ragni. Che cosa mai ricordato? Sì, morale della favola. No, non li tocca i ragni, se no Aragog ci c'è fuori e te fa bau. E non è proprio il massimo. Che ragni conosci che fanno bau? Harry, posso scappare adesso? Adesso bau. La foresta proibita. E, altro anonimo, non so perché lo dico perché non c'è un nome. Un ragno cane, quanto è brutto. Vabbè, vai, continua. Skyrim, un ragno cane, le dimensioni sono quelle. Io da piccolo, pure adesso, faccina, avevo paura che il mio riflesso fosse vivo e volesse scambiarsi con me. Questo pure. Che ma ansia. Io avevo paura di tutto comunque. Madonna, pure te? Ma perché io, per esempio, molto spesso, tipo, ma non ci voglio più guardare nello specchio. Mi sa che lo avete fatto tutti. Mentre mi facevo la doccia io, ogni tanto a tradimento mi giravo subito verso lo specchio. Ah, lo controlli. Pensando di scioccare il mio riflesso a fare qualcos'altro. Che fai? Che cosa fai? Fermo. Mettiti il mosso. 1, 2, 3. Torna a posto. No, con la pistola. Però la mia paura proprio è che lo vedevo che tipo metteva la mano fuori e piano piano usciva. Io tipo una gamba, poi la spalla, e mi guardava, no? Vabbè, hai visto Insidious, abbiamo capito. Bruttissimo. Altro anonimo. A me faceva paura la nebbia. Che hai giocato a Silent Hill da piccolo? Ci sta, perché la nebbia è brutta. Perché se hai giocato a Silent Hill, sì, anch'io ho paura della nebbia. Io tutti tipo i secondi anni di liceo me li sono fatti andando a scuola a piedi e c'era la nebbia. Sì, ma tu non hai fatto il liceo. Hai fatto la scuola per armi e maestri d'armi e la Shibusen. Oh, accidenti, io sono un assassino. E quindi questa è una sciocchezza. E altro anonimo.
Io avevo troppa paura di essere beccato da Babbo Natale mentre lo aspettavo. Adesso magari, ti do una botta in capoccia. Magari mi prendeva a botte. Visto, questo, allora, io ho paura però per la Befana, non per Babbo Natale. Che te, tra i due io me lo immagino più Babbo Natale. Sapete che c'è un film dove Babbo Natale è interpretato da un wrestler? Ed è tipo un demone. È tipo fighissimo. Non è, mi ricordo, cattivissimo. Non mi ricordo il nome. No, è letteralmente l'anticristo in quel film. È proprio figo. E fa a botte. È tipo per vincere la propria libertà come demone deve vincere una partita tipo a curling, è bellissimo. Non sono sicuro che tu l'abbia detto bene, quindi andremo avanti e faremo finta di... Non importa. E in realtà queste erano tutte quante le paure che abbiamo selezionato, quindi possiamo chiudere con Babbo Natale che prende a cazzotti. Ragazzi, questo Natale non fate entrare Babbo Natale. Fatelo entrare, ma controllate che non abbia armi o tirapugni e che non sia il wrestler che l'ha interpretato nel film. Tappate bene il camino. È stato bello vedere che non sono l'unico ad avere dei terrori ridicoli, non averli avuti. Ah, Dio, perché mi terrorizzi così? Le coperte sono uno stile di vita e vanno apprezzato in quanto tale. Oh, sono anche un'ottima difesa contro le arti oscure. Piton, sì, levate. Sì, ma tipo c'è Piton che insegna, tu fai così con la coperta. La coperta è tipo Avada Kedavra, lo perdi. Non devo insegnarti nulla. Tu hai una coperta. Sai già tutto. Ok, e questo era tutto. Direi che il video può essere concluso. Ci vediamo ad un prossimo video. È tutto da Drain e Sorrow.